post youtuber Summer Camp, siamo carichi, torna il pubblico, ma oggi il mood è uno solo, scaramanzia. Ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno della nona edizione del derby degli youtuber. Un'edizione molto speciale, perché dopo l'ottava, a porte chiuse, sempre qui al centro sportivo Ciriaci di Roma, in via Aurelia Antica 529, oggi torna il pubblico, è pieno di pubblico, è tutto meraviglioso. Ma prima di parlare di questo, prima di parlare del campo, di presentarvi le squadre, devo ringraziare OneFootball, che è lo sponsor principale di questo evento. Lo ringrazio di cuore perché vi permette come sempre di vincere tramite un contest che vi lascio qui sotto in descrizione. Diverse cose. Primo link, cliccate, scaricate l'app di OneFootball e compilate un modulo in cui inserite determinati dati molto semplici. Uno di voi verrà sorteggiato, sarà il vincitore, e tra due settimane, quindi due da oggi, il 10 di ottobre, verrà svelato questo vincitore. Che cosa vincerà? Sostanzialmente una maglia della propria squadra del cuore, chiaramente stagione 2021-2022, e una copia di FIFA 22. Direi che spero di avervi convinto, perché vorrei partecipare anch'io a questo contest. In bocca al lupo a tutti. Ma adesso, signori, è il momento di presentare le squadre di questo derby degli youtuber, e cominciamo subito partendo ovviamente dalla Lazio, che è padrona di casa da sorteggio, perché è un Lazio-Roma. Gigi, che è il capitano, poi in porta c'è Matteo Cobianchi, in mezzo al campo Lollo Giampaolo, Petrox, laziale ponderato, Savage, Sespo, gran ritorno, lo sentiremo dopo, e Giovanni Stramacci. Presentala tu, sì. Che la Roma. Allora, giochiamo con Capitan Federico Marconi, sì. Antoine, sì. Akira, sì. Blur, Ivan Grieco, Raid, Rudy Zlatan, Sequel e VT9. Vatti a scaldare, che è fondamentale. Caldissimo, sono già. Ok, allora vatti a rinfrescare, bevi un po' d'acqua, signori. Adesso è il momento di presentare chi commenterà questo derby, chi ha già commentato sul canale quest'estate, la youtuber Summer Cup, che lo ha fatto intrattenendo in modo perfetto. I Pirlas V, Pierino e Gnabry, benvenuti ragazzi. Ciao ragazzi. Siamo qui dopo aver vinto la youtuber Summer Cup. Qui non giochiamo, perché sennò avremmo vinto pure qui. Ci limitiamo a commentare. Sì, nel caso qualcuno della Lazio si fa male, entra a noi, dai, così. No, non penso, perché la Lazio? Cioè, facciamo anche la Roma, voi siete forti, perché tanto loro vincono a prescindere, sono i più forti, questo lo vorrei dire. Voi non giocate oggi, ma il 7 novembre sì, perché c'è Inter Milan, sarete protagonisti entrambi. Esatto, vinceremo anche lì, ragazzi. La vittoria è già scritta, abbiamo perso l'anno scorso, ma ci rifaremo. Benissimo, allora io vi lascio il microfono, perché so che dovete sentire un po' di persone, sentirete chiaramente i capitani, quindi anche il sottoscritto, poi si partirà con la partita vera e propria. Andiamo dentro con la nona edizione del derby degli youtuber. Perfetto ragazzi, l'atmosfera è bollente, siamo qui con la prima intervistata, perché abbiamo la prima donna nella storia del derby degli youtuber. Facciamo entrare Camilla, tifoso ovviamente della Roma. Allora, della Lazio, evidente, scusate. Evidente. Ed ecco qua la ragazza della Roma, Giorgia Salvucci. Ui, c'è apprezzamento da parte del pubblico. Sono molto contenta di essere stata invitata. È quasi surreale vedere comunque tutte queste persone, soprattutto dopo questo periodo che abbiamo vissuto. Mi sembra un po' di essere ritornata allo stadio. Allora, guarda un po' i ragazzi qui attorno, ok? Ti sembrano più forti gli youtuber della Lazio o della Roma? Così a occhio. Allora, per me quelli della Lazio, perché si stanno allenando da più tempo. Quelli della Roma per me stanno facendo un po' finta, sono entrati un po' dopo. No, li vedo belli carichi. Spero in una loro vittoria, visto che si portano dietro questi stracci, queste partite andate male. Spero che a questo giro, questa giornata, faranno bene. È più importante secondo te vincere il derby domenica o il derby che si gioca qui? Quello che si gioca qui, e io non me la voglio tirare, perché la Lazio ha vinto praticamente tutte le partite. Quindi vediamo se porterai fortuna oppure no. Perdesse oggi, quindi forza Lazio ragazzi, non mi deludete per favore. Vai, una frase motivazionale per i tuoi giocatori. Tifate Roma, pensate di vincere come se stesse giocando con Mourinho. Siamo qui con Gigi, capitano della Lazio, il vincitore della youtuber scusami. È da 3 anni che la Roma non vince un derby dei youtuber. Facciamo 4 o secondo te hanno possibilità a sto giro? Ma speriamo poter far 4 anni. Ci sono stati dei cambiamenti importanti da una parte e dall'altra. Da noi un grande ritorno che è Sespo, loro ho visto già un paio di cambi, Antoine che gioca in porta, qualche nuova faccia. Sarà un derby interessante. E siamo qua con il capitano storico della Roma, Federico Marconi. Eccoci. Carichi, con 2 piedi rispetto all'ultima volta. Vorrei partire con una dichiarazione. Ok,
Complimenti alla Lazio per la vittoria. Mi porto avanti col lavoro, perché loro insomma hanno vinto 7 derby su 9. L'ultimo Lazio-Roma in cui era presente Sespo l'abbiamo vinto noi, ma era un'altra epoca. Loro erano senza portiere. C'è poco da parlare prima. Noi siamo qui per divertirci e siamo contentissimi che ci sia il pubblico, perché l'ultimo derby non c'era. Ripartiamo dalla YouTuber Summer Cup, dall'ultima YouTuber Summer Cup. Carichi. Comunque vada, sarà un successo, perché siamo qui tutti insieme e ci divertiremo. Si parte allora, entrano le squadre in campo. Per la Lazio abbiamo Matteo Cobianchi, che giocherà in porta, ragazzi. Fa sempre delle gran paratone, vediamo se replicherà. In difesa abbiamo Giovanni Stramacci, ragazzi. Poi abbiamo laziale ponderato Petrox Savage, che ha giocato benissimo nella YouTuber Summer Cup. Vediamo se replicherà le buone prestazioni. Abbiamo Lollo Giampaolo. Abbiamo in attacco la punta Sespo come Ciro Immobile e alla fine il capitano Gigi. Ecco l'entrata in campo. E invece per la Roma abbiamo il super portiere Antoine. Poi Sick Wolf. Ma come cazzo si fa? Entra, super veloce. Sick Wolf. Ivan Grieco. La new entry Akira. Il pelatone Raid. Rudy Zlatan. Abbiamo il mitico Blur. E poi sempre lui, incredibilmente lui, l'ideatore di questo evento, Federico Marconi, con la numero 7, che fa il suo esordio in campo in questo nono derby degli YouTuber. Ci rifaremo con gli interessi, ci mancate, questi erano i messaggi la scorsa volta, e infatti sentite qua il pubblico com'è caloroso. Prima che inizi la partita, allora, le nostre preferenze sono: io e tifo Lazio, speriamo vinca la Lazio. E io anche sono interista Roma. Tutto pronto dal centro sportivo Ciriaci. Arbitro che dà l'ok col portiere, ragazzi. Si comincia con questo derby dei YouTuber 9.0. Primo possesso per Rudy Zlatan, che passa la palla da Akira, ha lo stesso nome di Akira Toriyama di Dragon Ball. Partono i cori. Romale, Romale, Romale. I tifosi di parte, tutti per la Roma, ragazzi. È come se giocasse in casa. Ragazzi, non sto capendo niente, sta succedendo troppo in fretta tutto. E attenzione alla palla per Raid, che stop, ma il portiere gli dice di no. Palla fuori. Stop alla Cassano da parte di Raid. Intervento di gioco, non c'è calcio di rigore. Attenzione Blur. E là in mezzo, attenzione, potrebbe essere il gol dell'1-0 e la Roma in vantaggio con Raid. 1-0 per la Roma. Da notare l'assist sublime di Marconi, che non l'ha fatto a caso. I tifosi qui della Roma sono contenti, ma tanto adesso la Lazio rimonta. Federico prende la palla, vediamo come la gestirà. Passaggio per Rudy Zlatan. Attenzione Rudy Zlatan, che la passa per Blur. Che passaggio, attenzione, apertura sublime per Federico, che ragazzi perde il pelo ma non il vizio, si mangia i gol. Lazio ancora in svantaggio di un gol. Deve prendere forza, deve prendere coraggio. Gigi allora riprende palla, deve far partire questo contropiede. Allora Sespo sulla fascia sinistra, Sespo imprendibile, neanche da Akira. Attenzione Sespo, che potrebbe provare il tiro da fuori. Para Antoine. Che mamma portiere mia. Fenomenale. Gigi. Attenzione Sespo, mai lasciarlo da solo. Sespo, ragazzi, fa casini nell'area della Roma. Attenzione Sespo, uno dei capocannonieri nella storia del derby dei YouTuber, che non riesce a prendere palo. L'arbitro dice che si può giocare. Era meglio l'arbitro della YouTuber Summer Cup, ragazzi. Attenzione Akira. Akira Toriyama che prende palla. Poteva darla Zlatan, infatti gliela da Blur sulla fascia. Attenzione, la Roma potrebbe raddoppiare. Che finta la Milito! E parata da parte di Cobianchi. La Roma vicinissima al raddoppio. La Lazio non ha assolutamente calma, deve assolutamente pareggiare. Che cosa ha fatto? Attenzione Lollo! Paratona di Antoine! Ma quanto si sta dimostrando in forma Antoine! L'applauso dei tifosi della Roma! Io vi consiglierei di attaccare un pochino di più. Attenzione! Gigi recepisce il mio messaggio, la dà per Sespo! Ma che cosa sta facendo Antoine oggi? Antoine il number one! Passa la palla a Rudy Zlatan.
per Akira. Mamma mia, come gioca bene questa Roma di Mourinho. Che dribbling! Mamma mia, Akira! 1-2 incredibile! I ragazzi stanno facendo una delle azioni più belle che abbia mai visto un derby di youtuber. Attenzione, che dribbling! Infermabili i giocatori della Roma! Cerca di fare gol, Tuan. Palla allora per Reid. Reid, mamma mia, che bel rilancio! Ma sbaglia tutto così, allora riparte l'azione ponderato. Che la passa per Savas, Federico prende palla, attenzione Akira, ne salta uno, ne salta due, passaggio bellissimo, cosa ha fatto Akira, ma cosa ha fatto Giovanni Stramacci che ha salvato la Lazio, e lo riparte subito la Roma, attenzione che tiro, che gol, gol di Zlatan, gol di Zlatan Ibrahimovic, oh mio Dio, all'incrocio dei pali, che cosa ha fatto Rudy Zlatan, e la Roma è incredibilmente in vantaggio di 2 gol contro una Lazio annichilita. Palla allora per Rudy Zlatan, attenzione, la Roma vuole dilagare, vuole portarsi sul 3-0, tiro dalla distanza, ferma Cobianchi, riparte veloce la Roma, attenzione, attenzione Federico Marconi che imposta la palla, tiro da fuori. Ho capito che il portiere della Lazio è scarso, però troppo ottimismo da parte di Federico, devo dire. Ma la palla rimane in possesso dei giallorossi. Attenzione Akira, potrebbe portare, potrebbe far partire un cross, retropassaggio per Guti 9 che prende fallo con la maglia numero 7. Federico Marconi come Ronaldo si incarica per la battuta, parata del portiere, e finisce qui il primo tempo. Roma 2 Lazio 0. Siamo qui col migliore in campo della Lazio, non lo so, ditelo voi nei commenti. Siamo qui con Sespo. Allora, e chiamiamo una persona che ti dovrà un attimo sgridare, però. Vieni Camilla, è una Camilla un po' imbronciata, devo dire. È partito male questo derby, 2-0 per la Roma, è solo un caso, recupererete, sensazioni? Abbiamo dato il vantaggio, mo il secondo tempo era riscaldamento. Fare contenuto, insomma, ok. Cosa potrebbe migliorare questa Lazio? Allora, io mi sbilancio dicendo che la Roma è stata solo fortunata, perché 2 tiri, 2 gol, noi invece gli abbiamo fatto vedere i sorci verdi. Però visto che Camilla sta un po' rosica, che dice tutta fortuna, non penso. Allora, parliamo subito del tuo gol fenomenale, noi l'abbiamo visto da qua all'incrocio dei pali pieno. Beh sì, sono contento dei compagni, abbiamo lavorato tanto in settimana, posso smettere di far finta di essere calciatore. Sono contento perché mi è arrivata la palla, ci ho provato subito, ho visto che è partita bene, è uscito un gran gol, però l'importante è tenere duro perché sta Lazio è forte e bisogna continuare al secondo tempo. Lo sai che non ti ricapiterà mai più, vero? No, è per quello che ho goduto tanto quando l'ho fatto. Perfetto. Per il momento, basta. Ricomincia questo secondo tempo e allora può battere il calcio di punizione in fretta per Savage, ma non ci arriva. Mamma mia, Seawolf con la maglia Barilla della Roma del 90 e qualcosa. Attenzione, bellissimo dribbling, ma Savage prevede tutto, allora la palla rimane a Marconi. Attenzione Marconi che passa la palla dall'altra parte ad Akira. Akira come una chimera, non lo ferma nessuno. Passa allora per Sespo. Dai Sespo, e attenzione, porta vuota! Si mangiano tutto così, che occasione sprecata. Dopo questa breve interruzione riparte allora la Lazio, palla per Petrox, proprio Lollo che si vede che non è il Lollo di prima. E allora attenzione Rudy, passaggio per Reid, mamma mia, bruttissimo fallo, e qui ci sta il cartellino giallo per il portiere della Lazio. Allora attenzione Reid, il tiro, presa. Il tempo scorre, la Lazio deve accorciare le distanze. Attenzione, palla per Sespo. Sespo, passaggio per Savage. Attenzione, la riaprono. Vola con la maglia numero, non lo so, Savage accorcia le distanze, la Lazio che riapre questa partita nel momento migliore della Roma. Ecco che rispunta la Lazio con Savage. Attenzione, il pubblico che incita la Roma. Federico prova il tiro da fuori, palo di Federico, mamma mia, Federico ha l'abbonamento per i pali, ma ancora palla alla Lazio col capitano Gigi, che la passa a Sespo, bruttissimo passaggio, voleva fare il figo e l'ha preso in quel posto, e allora riparte la Roma con Guti 9, Guti 9 corre sulla fascia ma viene fermato, anzi no, palla lì, e allora potrebbe provare il tiro, la dà in mezzo a Perlo, palla fuori.
E qui rischiava di chiudere la partita la Roma, ma Reid ha sbagliato il tiro, è andato fuori. Attenzione, non ci arriva di testa Sespo, un Sespo stanco, Rudy Zlatan che vorrebbe fare doppietta ma viene fermato dai difensori laziali, palla lui e da solo, ancora lui, l'esultanza del pubblico, si toglie la maglia per mostrare il fisico che non ha. Mamma mia che brutta visione. Che brutta visione il fisico di Rudy Zlatan, ma ripartiamo. Fallo, fallo, fallo. Attenzione, la palla è di poco fuori, allora sarà punizione, non calcio di rigore. Ha rischiato tantissimo Antoine. E qui. Secondo me era rigore, eh? Al limite proprio. Sì. È la prestazione della Lazio che mi sta staccando. E l'arbitro cosa decide? Calcio di rigore! Ah! Le proteste sono servite! Calcio di rigore! Savage contro Antoine per riaprire la partita dei biancocelesti. Attenzione, tira Savage che spiazza il portiere! E allora è 3-2 Lazio! Laziale, Laziale, Laziale! 3-2 Lazio! Palla per Akira, mamma mia, vede solo sulla fascia Gutinove. Attenzione Gutinove che... Oh, Reid di testa, Sespo sulla fascia, prova ad avanzare, si fa fermare da un Reid che oggi sta giocando una signora partita. Rimessa laterale in mezzo, battuta per Sespo, attenzione, sì, Wolf che spazza via come il migliore Ibañez. Attenzione Gigi, dribbling, può provare il tiro da fuori e c'è il pareggio della Lazio. Gigi vola con la maglia numero 10. Gigi! Puccianti! Gigi! Puccianti! Gigi! Puccianti! Gigi! Puccianti! 3-3! Attenzione, riparte Lollo. Lollo che supera Ivan, prova il tiro, Antoine! Mamma mia, sarebbe stata veramente una beffa per la Roma. Riparte allora la Roma con Rudy Zlatan, autore di una magistrale doppietta. 3-3 il risultato finora, 3 minuti quelli che mancano alla fine della partita. Attenzione, vediamo chi la spunterà, chi sarà la prima squadra della capitale, Roma-Lazio. E allora Federico che fa una cagata delle sue, Petrox prende palla, calcio d'angolo, ha fatto bene Federico, gli chiedo scusa. Invasione di campo! Invasione di campo, attenzione, un tifoso che invade il campo e chiede la foca a Federico. Ehi fratello, tra tutti quelli a cui potevi chiedere la foto, la chiedi proprio a Federico, che vita triste amico. Passa la palla a Federico, mamma mia che però, che si perde, palla in mezzo! Comando, reclama un fallo di mano i giocatori della Roma, attenzione, si lamenta Reid, ma l'arbitro dice che si può continuare. Prende palla Sespo, attenzione la Lazio in attacco, sempre più pericolosa. Sespo, Sespo, Sespo che la passa a Gigi, Savage, prende palla Antoine. Che se terminerà in 3-3, in pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. Calcio d'angolo, batte per Gigi. Gigi, bruttissimo stop. Dribbling secco, può tirare il tiro da fuori. Antoine. Passaggio allora per Sespo, con la maglia 17 di Immobile. Lo deve rappresentare. E infatti fa un tiro. No, prende fallo, prende fallo, prende fallo. Attenzione Sespo, ultima azione per la Lazio. Il tiro! Paratona di Antoine che salva la Roma, l'avevo vista dentro. Rimessa laterale per Federico che la dà a Blur, sbaglia così e allora finisce qui la partita. 3-3, si andrà ai calci di rigore come l'Italia all'Europeo. Mamma mia che tensione, come se già non ce ne fosse abbastanza. Calci di rigore. Ma che cazzo dici? 3 rigori che? Che cazzo dici? 3-3, 30 minuti di recupero tutti a casa, che cazzo dici? Quale emozione? E attenzione, parte con un gol la Lazio, Antoine battuto, 1-0. Rudy Zlatan, primo rigore per la Roma. Dai Rudy! Parte la rincorsa di Rudy.
parata! Aia! Colui che è stato il migliore in campo della Roma è anche stato il primo a sbagliare. Breve rincorsa di Gigi, parte il destro, palo! Gol! Scusate, ma qua abbiamo visto malissimo, vero che sembra a palo? Batte la Roma, non può più permettersi errore. 9, forte a incrociare. 2-1. Mi sta infortunando. Va Petrox, della Lazio. Prende la rincorsa, col destro, gol! Non ci arriva Antoine. Va col destro, gol! Rimane in vita la Roma. E ora quarto rigore per la Lazio. Magnatelo, dai! Attenzione Lollo, Lollo contro Antoine, fischia l'arbitro. Traversa! Attenzione perché la Roma con questo tiro ha la possibilità di pareggiarla. Vediamo un po' chi si incaricherà di questo importantissimo tiro. Va lui, si è visto poco in questo match, ma adesso ha la possibilità di mettere una firma pesante. Quarto rigore per la Roma, va Blur. Prende la rincorsa, gol! Mamma mia la rischiata! E allora ragazzi, quinto rigore. 3-3. Sbagliare qui può diventare determinante. Va Savage, quinto rigore per la Lazio. Savage contro Antoine. Parte destro, gol. Spiazzato Antoine. E ora il capitano, il creatore di questo evento leggendario, con il numero 7, Federico Marconi. Se sbaglia, la vittoria sarà di Bianco Celesti. Parte Federico. Parata! E come sempre, per la 40esima volta. No, fermi! Cosa succede? Cosa succede? Interviene l'arbitro! Interviene l'arbitro, aspettate, fermi tutti! Ha visto un'irregolarità. Non stava sulla linea il portiere al momento del tiro. E quindi si ribatte. La Roma è ancora viva. Clamoroso! Clamoroso! Gigi si lamenta. Controllo VAR in corso. Controllo del VAR che non esiste. A me sembrava su Elisa prima, però non te devo dire. Dai, basta decidere adesso. Dai, vabbè. Tiralo io non arrivo. Batte Federico. Batte allora Federico. Calcio di rigore, gol! E quindi si va ad oltranza. Mi hai sentito? Batte Stramacci per la Lazio. Antoine cerca di intimorirlo. Batte tiro, para Antoine! Para Antoine! Migliore in campo di questa Roma. E attenzione, Seagolf potrebbe deciderla. Se segna, la Roma vince questa nuova edizione del derby degli youtuber. Se fa gol sarà festa grande. Se non lo fa sarà sfogo Super Saiyan. Batte Seagolf per la Roma. In destra, gol! Vince la Roma la nuova edizione del derby degli youtuber. E vince la Roma. Decide proprio lui, con la musica, i tifosi che invadono il campo. Vittoria meritata, e finalmente era da 3 anni che la Roma non vinceva un derby degli youtuber. È tornata la vittoria. Allora questa nona edizione, questa volta l'hanno vinta loro, una partita molto bollente, siete partiti in vantaggio, vi ha recuperato, un rigore da ribattere, insomma è successo veramente di tutto, vittoria meritata? Sicuramente è stata una bella partita, diversamente da tutti gli altri derby, forse stavolta abbiamo attaccato un po' di più noi, okay. Diversamente dagli altri in realtà, e hanno vinto loro, quindi probabilmente la prossima volta attaccheremo di meno noi.
Ok, sì. Ora Gigi ha capito cosa si prova ad attaccare tutta la partita e perdere poi. No. Perché no, posso dire... Allora, complimenti alla Lazio, non per la vittoria, come avevo detto all'inizio, ma per la partita che ha giocato. Perché ho avuto la sensazione per tutto il match, per tutta l'ora, io sono sempre molto onesto da questo punto di vista, che loro, insomma, attaccassero molto di più e meritassero qualche gol in più. Okay. Detto questo, ci sono state polemiche sull'ultimo rigore. Io una cosa che dal video forse non emergerà, ma c'è l'arbitro testimone, il rigore alla Lazio praticamente l'ho assegnato io, perché lui ha dato punizione e io ho detto no, è dentro. Quindi l'onestà prima di tutto, poi ovviamente gli sfottò nei commenti, li vogliamo perché c'è clima derby. Ringraziamento a Gigi e al pubblico che è stato meraviglioso. È stato meraviglioso, ci rifaremo con gli interessi, ci siamo rifatti. Sì, e adesso speriamo al ritorno di dare un po' di continuità, perché è soltanto il secondo derby che vinciamo, loro ne hanno 26, mi sembra un po', insomma, ancora un pochino da... Bisogna equilibrare un po' qui. Esattamente, però appuntamento Inter Milan, 7 novembre, giorno del mio compleanno, vedete che dovete fare. 7 novembre scenderò in campo, quindi la telecronaca sarà affidata invece a Federico, avrete una telecronaca decente invece che a questa partita, e nulla. Chiudere il video a questo punto. Perfetto, andiamo direttamente a chiudere il video. Posso dire una cosa? La tifoseria è stata assurda, ragazzi! Così allora, vi vogliamo! Ragazzi, c'è un casino pazzesco. Non siamo tutti, ma chi se ne frega? Perché abbiamo vinto il derby ai calci di rigore in modo incredibile. Quindi grazie di cuore al pubblico, a voi che ci avete seguito, sperando che il supporto sia come in tutti gli altri derby. Grazie, never give up e soprattutto... Ce l'abbiamo fatta! Dai!